Attenzione attenzione ai tifosi juventini, ve lo dico non da amico perché sono tifoso del Napoli, però sono uno che ritiene che insomma, non, sono, non odio comunque le squadre italiane, per esempio, quando vanno all'estero. Quindi, la Juventus per me può anche vincere la Coppa dei Campioni. Basta che il Napoli però vinca, vinca lo scudetto l'anno prossimo. Questo eh, è, 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 è il mio auspicio però potrebbe vincere anche il Napoli la Coppa dei Campioni, ecco, non scherziamo, però eh, in questo caso l'anno prossimo mi accontenterei dello scudetto e vi lascerei anche la Coppa dei Campioni. Comunque, tornando eh, al, al, al discorso, qual è, qual è il discorso? Il Guardiola potrebbe venire appunto alla Juve, sarebbe, beh, certo, un, un colpo straordinario, perché come il nome di allenatore non si discute, insomma, per quello che ha fatto, però attenzione, potrebbe abbattersi sulla Juve l'effetto Maifredi. Cioè, Maifredi, l'allenatore più scarso della storia del calcio. L'allenatore più cacciato da, da, dalla storia del calcio. Non c'è stato mai nessuno come lui. Cioè, lui è stato cacciato da ov ovunque. Praticamente è stato cacciato in Serie A, in Serie B, Serie C, Serie D, Serie Z. Andato in Russia, no, in Russia, scusate, dove in Africa, in Tunisia e lo cacciarono a pedate. All'ultimo si era ridotto, insomma, già chiedeva di allenare nell'oratorio i preti, lo, 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 lo ingiuriavano e lo, e lo, e lo cacciarono a, a calci nel sedere. Insomma, questo parliamo di, insomma, di, di, di una cosa unica. Maifredi, quindi eh, fa paura solo il nome, insomma, perché Maifredi. Allora, perché dice Maifredi e che c'entra Maifredi con Guardiola? Certo, 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 non c'entra niente. Io ho fatto questa provocazione perché voglio comunque fare una riflessione. Sempre nel caso che la Juve faccia questo passo, se ha questo accordo con Guardiola, poi magari uno parla, ma non, non, non lo fanno, perché ancora non, 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 non c'è la certezza comunque, sono voci. Però, qual è il concetto? Quando venne Maifredi che fece quel, quel, quel periodo con la, con la Bologna e sembrava essere chissà chi e la Juventus tutta candente se lo, lo comprò, lo prese e, e arrivò mi pare settima non entrò nelle coppe e praticamente eh, lo cacciò e poi da quel momento Maifredi ha fatto la fine che ha fatto però e, e, cosa, cosa rappresentava Maifredi? un calcio totale era un calcio così, spettacolo, ad attacco, calcio d'attacco, calcio contrario del, del, di quello che aveva fatto la Juve fino a quel momento. Perché la Juve insomma, onestamente è sempre rappresentata un po' il calcio italiano. Eh, rappresentava la stessa nazionale italiana. Quando noi vincevamo i mondiali, nel, insomma, la difesa era, 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 si basava sempre su una difesa molto forte. E, e quindi adesso io sinceramente non mi ricordo proprio niente di quella, di quella Juventus però mi rimase impresso poi questa situazione di Meifredi e del suo de declino, de declino ehm, proprio l'assoluta la di dissolvenza di Meifredi ma la Juventus non era abituata, la Juventus eh, si trovava con su Meifredi così gio giocava con travattoni, con allenatori comunque molto, molto all'italiana oggi... Anche oggi la Juventus, anche fino ai giorni d'oggi, ha sempre giocato all'italiana. Ora, ovviamente, il giocare di Allegri non è il giocare di trapattori, il giocare di trapattori. Però se andate a vedere, è sempre un gioco un po' sparagnino, tant'è vero i tifosi di cosa si sono lamentati. Si sono sempre lamentati dello spettacolo, si magari vincevano questa partita e controllavano 1-0, 2-0. Ma perché i tifosi, giustamente. Dice, ma noi vogliamo anche un po' di divertimento. Poi vedevi il Napoli fare quattro gol, per esempio all'Inter, giocare gol spettacolari, eccetera. Dice, ma perché noi non potremmo fare? Sì, vincevamo, però vorremmo spettacolo anche. Ehm, quindi, eh, quando la Juventus, anche negli ultimi anni, vincendo, non è mai stata, è stata sempre una squadra che potremmo dire all'italiana, italiana versione 2020 perché. Non, non, non è quella italiana di, 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 di Trapattoni, ma è una squadra che gioca diversa, se vedi il Barcellona, se vedi il, il Bayern, se vediamo il Manchester City, se vediamo tutte le squadre, le, le Madrid sono squadre che giocano in attacco, concepiscono solo l'attacco e magari se sei intelligente le puoi, le, le puoi sorprendere in difesa. Ecco. Ora che succede? La Juventus è pronta? a prendere Guardiola, che certamente eh, poi porterà necessariamente una rivoluzione prima di tutto, anche nei giocatori, appunto perché ha bisogno di un gioco completamente diverso. Eh, eh, ripeto, anche eh, Chiellini, Bonucci, eh, sono giocatori non tipici da, da Guardiola, sì. Non, non, non ha mi girato un chiellini. Insomma, non ha la tecnica che, a cui lui è abituato a far partire l'azione eh, da dietro ma ehm, farà una rivoluzione se viene lui la, farà una rivoluzione di giocatori, di moduli è ovvio che questo cosa comporterà un rischio forte la Juventus non è pronta non è mai stata pronta sono, de, sono, sono secoli, decenni che La Juventus gioca sempre sostanzialmente alla stessa maniera, anche con Conte, Conte è prima di Allegri. Ma sì, ma sono, sono allenatori certamente molto attenti, molto tattici, molto sul tatticismo. Quindi, cioè anche Guardiola il tatticismo, però ecco un, un po' legati, legati al, alle tradizioni. La squadra della Juventus non è preparata assolutamente. Quindi entrando Guardiola, certo non è che Guardiola mo si adatterà a, fare, a giocare, a, diciamo così, tra virgolette all'italiana, no. Guardiola vuole andare, vuole il suo gioco, vuole imporre il suo gioco. Allora, sono, prima di tutto ci vorrà comunque del tempo. Ricordiamoci che Guardiola il primo anno fece flop a Manchester City. Non mi ricordo dove è arrivato, Cotto, delusione, ma è ovvio che lui doveva porre por, 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 uh, le, le basi uh, per, uh, per, per il futuro quindi poi chiaramente si è vista la sua squadra quindi comunque il rischio per la Juve è il rischio di una annata annata strana quindi potrebbe avere la fortuna, la grandezza di, di, di magari ecco, di vincere la Coppa dei Campioni o, o quelle. però lui deve far assimilare ha alla Juventus delle tattiche, delle cose, ha bisogno di giocatori che compreranno molti giocatori diversi, ha bisogno dei suoi dei giocatori adatti al suo, al suo gioco. Quindi c'è un grosso rischio. Ecco, io parlavo così provocativamente di Maifredi perché lui, Mayfredi, dovette, dovette poi mettersi a fare, si mise a fare il suo gioco, il suo tentativo di gioco, fallì, insomma. Cioè, per, eh, ma lui è scasso proprio, ecco, quindi non si discute, lo ha dimostrato dovunque è andato, quindi non ne parliamo proprio, eh, ovviamente Guardiola riuscirebbe, quindi comunque sarebbe un grande acquisto, però il rischio è che ha bisogno di un po' di tempo, questo può essere e questo potrebbe essere una cosa buona per il Napoli che potrebbe approfittarne ehm, e puntare deciso l'anno prossimo allo scudetto. Poi, quindi io prevedo che anche con Guardiola, anzi forse ancora di più con Guardiola, il Napoli possa, possa fare il colpaccio scudetto l'anno prossimo. Poi magari c'è il rischio però di un nuovo ciclo, eh, se, se, se Guardiola poi eh, incomincia a ingranare, c'è il rischio del ciclo poi magari dall'anno successivo ancora. Comunque l'anno prossimo io spero nello scudetto del Napoli, chiunque venga dovrà riorganizzarsi, ma se viene Guardiola... Dovrà, dovrà, dovrà affaticare perché, qua, parliamo di una squadra con una mentalità in un, certo, in un certo modo, con giocatori in un certo modo che devi completamente trasformare. Devi inserire nuovi giocatori. Non sarà facile. Comunque, io faccio i complimenti alla Juventus, se, se viene Guardiola, e però sono convinto che il Napoli può anche approfittarne. Arrivederci.